Minecraft Legend, modalità campagna. Proviamo. Magari dopo lo scarico Ah no, anch'io. amici che giocano online. Abbiamo preso la modalità di gioco online. Ah no, vedi, di prima avviarlo in single player la campagna, poi puoi giocare forse anche molti ricetta sto amici. Dopo creiamo una campagna noi due. Nostra, inizia una nuova avventura. Proviamo. Questa sarà tipo un test. All'alba, i plighini pianificarono il loro attacco. La E cosa? torre ad espressione scaglia una raffica di frecce in grado di bloccare il runt di Blaze e il runt con mazza in avvicinamento. Io non ho capito, ipi? E non lo so, mi è cambiata la schermata mentre leggevo. No, hai detto i biglin. Piglin si chiamano, no? No, hai detto i pi. L'hai detto in modo strano. Non so come farlo. Adesso non mi viene perché mi viene da dire solo piglin. Però hai detto tipo piglin o qualcosa del genere. Quel che è. Bello Caricamento il cosa? deserto, però. La grafica sembra bella. Di notte, vedi i piglin, si chiamano piglin. Eh sì, lo so, però tu pure Ciao! hai sbagliato. Spero che tu stia bene. I viaggi di quel tipo mi sconvolgono sempre lo stomaco. Hai uno stomaco? Grazie per aver trovato il coraggio di venire. Io sono lungimirante. Io sono azione. E io sono sapere. Vorrei che ci fossimo incontrati in circostanze diverse, ma questo mondo è sotto attacco e ci serve il tuo aiuto. Terribili creature conosciute come i Piglin sono emerse dalla loro casa infuocata e vogliono conquistare questa terra pacifica e tutte le creature che la abitano. Oh ci no. serve il tuo aiuto per essere certi che ciò non accada. Ma non preoccuparti, non sarai solo. Ammirate, ho sempre voluto dirlo. Vi presentiamo. Doni! Con le giuste melodie di questo liuto, gli alleati raccoglieranno le tue risorse, le terranno al sicuro e costruiranno tutto ciò che ti occorre. Ok. In questo caso brucia le fiamme della creazione. Le fiamme richiameranno gli amici per combattere al tuo fianco. Questi golem ci hanno aiutato a creare il soprammondo e ora ti aiuteranno a difenderlo. E ultimo, ma non meno importante, questo è lo stendardo del coraggio. Innalzalo e questo mondo si innalzerà in tuo aiuto. Okay. La fame dei Piglin è insaziabile. Hanno già un punto di appoggio nel soprammondo. E se qualcuno non li fermerà, divoreranno tutto. Non abbiamo preparato le creature del nostro mondo per questo giorno, ma crediamo che tu possa ecco farlo. Perché ti abbiamo chiamato. Se esiste una speranza, quella sei tu. Ciao! Non c'è molto tempo, Sahili, ma abbastanza per spaventato. Mostrarti un paio di cose su questi attrezzi. Povero cavallo. Cavallo ingiustamente pettato. Nessuno sa cosa affronterai nel soprammondo ora che i Piglin sono qui. Prima impari a usare questi strumenti, meglio è. Vai da azione e potremo iniziare. Un po' di parkour. Benissimo, ora mettiamoci al lavoro. Il soprammondo è pieno di risorse che puoi raccogliere e utilizzare per combattere i Piglin. Tipo ed gli alberi. Entrano in gioco gli alleati. Suona la melodia giusta sul tuo liuto e raccoglieranno qualsiasi cosa per te. Iniziamo suonando la melodia per raccogliere il legno. Raccogliere soltanto tanto di legno, dei meno tieni premuto per testare e usare di costruzione, sposta. Il modo per usare la posizione di costruzione. Sposta fino a quando l'area raccolta non è una risorsa. Premi per confermare la posizione raccolta dalla melodia. Quindi tipo io lo metto così. Vanno a raccogliere il legno. Ben fatto. Dirigiti verso azione e usa il tuo liuto per raccogliere un po' di pietra. Ah, quindi se li faccio così mi raccolgono anche quelli il legno. Ottimo lavoro! Facciamolo di nuovo. Questa volta suona la melodia. Devi raccogliere la pietra. Poi senta di più. Ah, devo cambiare. Ok. Cambia la melodia. Il tutorial l'avevo già visto. Cogli la pietra.
E che ne pensi? Che non devo rompere io gli alberi e la pietra? Molto interessante. Il secondo passo è suonare la melodia che ispirerà gli alleati a costruire ciò di cui hai bisogno. Ok. Ehi, costruisci delle scale, così potrai raggiungermi quassù. Servo Simulator. PC, costruzioni, bilancio, costrampa, evocazioni, raccolta. Io oggi faccio il plus. Ok. Fatto. Il plus. Le scale ti faranno risparmiare un sacco di tempo là fuori. Liberai le fiamme della creazione per richiamare gli amici in battaglia. Ma già una spada di diamante. Manterrà accese le fiamme. Ma già una spada di diamante equipaggiata all'eroe. Non devi prendere le spade di diamanti. Apri la cassa, apri cassa. Ora accendiamo quelle fiamme. Usa le melodie di generazione per richiamare i golem che hai incontrato in precedenza. Ok, quindi X per evocare. Quindi qua evoco i golem di ciottoli e i golem di legno. Ah, gli spawner. Ogni generatore contiene le fiamme della creazione che richiameranno i tuoi alleati. Chiamali, chiama i tuoi alleati. Bug. Tu chiami i tuoi alleati. No, vai davanti a uno. Non fai richiama, ma genera. Bravo, ma tu sei bravo. Che adesso? I golem non sono addestrati al combattimento, ma si radunneranno dietro a te. Usa lo stendardo del coraggio per portare i tuoi amici da me. Dove i golem? Prima bene. Posso dirlo che l'ha detto così stranamente il tipo che mi sembrava avesse detto un verso della Divina Commedia? Perché sono i miei Pikmin? Guarda che ne potevi mettere fino a 20, Perché non l'hai fatto? Uguale. Ecco fatto. Puoi anche usare lo stendardo per mandare i tuoi amici in qualsiasi direzione desideri. Mandali da azione. Premi E. Ciao piccoli amici. L'idea che all'interno del pozzo del destino ci siano i piglin è terribile. Ma abbiamo creato qualche falso pozzo. Così potrai esercitarti a usare lo stendardo in combattimento. Ok. No, forse mi conviene prendere un po' di più. No. Dici no? Ok. Carico! Tanto ce l'hai anche due. Non c'è una barra di vita per capire quanta vita ha sta struttura. Ce l'hai fatta. Ora metti in pratica tutto ciò che hai imparato qui in un vero combattimento. I piglin saranno spacciati. Non lo metterò in pratica. Perché devo chiederti di muoverci. Uno dei villaggi è appena stato attaccato. Sti cazzo. Oh no, sbrigati. Oh no, sbrigati. Vieni. Completa il tutorial. Ma posso vedere una cosa? Perché in base c'è l'icona di un microfono grazie a fianco? Ancora per il tuo coraggio. Perché sto registrando. Siamo onorati di essere tuoi alleati. Saremo con te a ogni passo.
Oh! Il povero cavallo, ingiustamente bullizzato. La bestia d'ora distruggeremo. Ma fa leggere! Villaggi fortificati sono villaggi felici, proteggili dagli attacchi di piglin, costruendo mura e torri intorno alla fontana. Sposta la pennella. Ma sei tu che leggi non svelto, leggi lentamente, leggi! Non era tutto. Non erano tutti morti? Che appunto mai sta gente? Ti diamo il benvenuto nel nostro mondo. Premiere. Ci piacerebbe accoglierti come si deve, ma c'è un villaggio che ha bisogno del tuo aiuto. Vai da loro, per favore. Hai una bussola e una mappa. Usale per assicurarti di stare andando nella direzione giusta. Ok, oceano, leggenda, giungla, tundra, prateria, tundra, palude, giungla, savana. Ti abbiamo fornito alcune risorse di partenza. Le Badlands. Ma ricorda che mentre ti fai strada, gli alleati possono raccoglierne altre per te. Gli alleati occupati sono alleati felici. Hai imparato Lapis Melody? Ok. Ok, quindi raggiungo il villaggio sotto attacco. Ok, di qua. Prendi anche qualche risorsa, se io boh. Dov'è il villaggio? Posso dire una cosa, onestamente? Ma perché non di Miranza sapere azione di Tecu non lo fanno un cazzo? No, non mi stanno più seguendo, se hai notato. Ah, ok, ok. Tradum 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 tradum. No, giusto, no? Sì. Tradum 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 tradum. Wow, che cos'era? Ho preso un boost di velocità. Andrò dalla velocità. Ok. Che è successo? Ti sei avvelenato. Ma dove? Non ho visto niente. Non lo so, però c'era tipo le particelle. Ah, qua c'è le spine, ok, ok. Questi funghi? Ti hanno rigenerato vita, bro. Che fate, mi sono invece i funghi. No, sono questi qua che vedi, sono le spine qua. Ma i funghi ti rigenerano vita. Affrettati, ti prego. I funghi sono implacabili. Va bene, scusa, vado. Vado. Corriamo. Poi non solo ti fanno recuperare vita, ma ti fanno saltare un alto. Stai andando bene? Sì. Sono quasi arrivato. Ecco il villaggio. Raggiungilo in fretta. Capito. Un attimo. Fatti una calmata. Oh no. E niente. Ma che cosa c'entra la volpe? Okay, ma che è il trenino? Sì, che bello. No. Quei mostriciattoli rosa devono essere fermati. Rosa. Presto, presto! Devi sbarazzarti di tutti i piglin. Presto, presto! Quindi se ho capito bene sto gioco dovrei craftare sti due cosi del caspio. Avvicinarmi qua. Generare un po' di... Fanno i 10-10. Il lapislazzuli fatto cadere dai piglin può essere usato per alimentare i tuoi generatori. Raccogli lapislazzuli per mantenere accesi i tuoi fuochi. E perché 6-6? Non voglio esagerare. Maledetti! 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 Come vi permettete? Questo è il mio villaggio! Maledetti!
Grafico The Legend of Zelda Ocarina of Time. Esatto. Maledetto! Lascia stare quel pallino già. Maledetti! Dium! Guarda, secondo me ce l'avrei fatta anche senza alleati, eh. Il pericolo è cessato, ma il villaggio è in rovina. I piglin hanno danneggiato la fontana. Una bottega del carpentiere riparerà le strutture nelle vicinanze. Metti al lavoro gli alleati per fartene costruire una. Cosa? La bottega del carpentiere? Premici un attimo. Già craftata. L'acqua ha ripreso a scorrere. Leggo io o leghi tu? I piglin no, stanno preparando un attacco contro un altro villaggio. Non c'è tempo da perdere. I suoi abitanti hanno bisogno di te. Quindi senti anche tu. I tuoi abitanti hanno bisogno di te. No, perché parte il dialogo mentre stai facendo qualcos'altro e quindi tutto quanto si va ad imbrigliare tra dialogo verso del piglin e... Ma perché c'è quella percentuale? Non lo so. Un altro villaggio è sotto attacco. Andiamo al prossimo villaggio. Andiamo. È letteralmente un villaggio è sotto attacco. Colpi. E se li fai tutti? Oh, Diamond! Non posso raccogliere, ci dice il gioco. Ricorda, la mappa e la bussola ti indicheranno la strada. Ma che è un teleport quello? Non lo so, ma io sto intanto raccogliendo risorse lungo la strada facendo questo. Ma perché ogni volta che lo fai sembra che parte una musica sexy? No. Altre immagini nel pozzo. È il nostro eroe. Un altro villaggio, a quanto pare. E altre pigli. Oh no, di nuovo. Dovremmo andare ad avvertirli. Vedere tutto questo ci duole, ma dobbiamo avere fiducia. Il nostro eroe... Avvisali, stronza! Che lungimiranza... Ecco. Lungimiranza non è lungimiranza. Esatto. Un po' di lungimiranza, no? Puoi ancora salvarli! Vai, sbrigati! Ma tipo dammi una mano anche voi, no? No, no, non posso, no. Sono dei. Questi sono maiali. Ho preso a fuoco. E vai! Cioè, dipende. Dipende, se era Alexander avrebbe detto bye. Ok, quindi? Spero salvate. Ma è tutto così semplice! I piglin sono spariti. Ti ringraziamo. Anche gli abitanti del villaggio vogliono ringraziarti. Vai alla cassa del villaggio ai piedi della fontana e troverai una sorpresa. Non sbaglio, si sentiva doppio. Gli abitanti sono pacifici, ma vogliono aiutare come possono. In segno di gratitudine, puoi contare sulla loro ingegnosità per continuare a combattere. Continueranno a raccogliere materiali per te mentre sei impegnato a salvare il mondo. I piglin si stanno radunando ai margini del villaggio. Penso che sia in arrivo un altro attacco.
Meglio costruire le difese finché c'è tempo. Le torri delle frecce sarebbero perfette per difendere questo villaggio. Fatto. L'effetto eco non mi piace per niente. Sì, va veramente fastidio. Ma soprattutto quello di azione, per sapere non tanto. Per lo di Gemerangio non me ne faccio caso. Però quello di azione. Devi predisporre delle difese intorno al villaggio. Cosa sto facendo? No, Andrea, l'hai appena messo male. Me ne frega niente. Poco più avanti. Non me ne frega niente. Non me ne frega niente della simmetria in questo momento. Hai ancora un po' di tempo per raccogliere risorse se le stai esaurendo. Sì, ma fai in fretta. Senti l'ego. Ma non ho voglia di fare. Cioè, guarda che cavolo di muro dovrei costruire. Un muro enorme dovrei costruire. Per prendere tutto il villaggio. Non c'ho voglia proprio. Non c'ho voglia. Andiamo con la casa del carpentino. I piglin sono vicini. Ricorda, anche i tuoi amici golem vogliono aiutarti. Ok, e quindi? Stanno per arrivare! Ma da dove? Non posso guardare! Ah, eccoli. Ah no, maiale normale. Ah. Capita. I piglin sono arrivati. Ma non è vero! Eroe. Ma dove sono? Ah, altri piglin in avvicinamento! Dai, l'hanno detto 30 volte. Sì, infatti. I piglin attaccheranno da tutti i lati. Controlla la bussola per scoprire da dove arriveranno. Ok, forse era meglio fare questi muri, secondo me. Okay. Tu non credi? Uccisi tutti. Tutti? Li ha uccisi tutti. Mi ha preso fuoco un alleato. Capita. Beh, stai andando alla grande. Resisti ancora un po' e ce l'avrai fatta. Sono immobile io in questo momento, per essere precisi, eh. Altri piglin. Ma do. Laggiù. Ho mai capito come schivarmi. Ma all'inizio dovevi scegliere la difficoltà. No. Ma è tutto così pacifico. E quello è il problema. Secondo me perché mi senti molto più silenzioso? Perché ti sei annoiato? Secondo te basta che vado lì, premo tasto sinistro, ho vinto. Magari poi diventa più difficile. Amici, sono attaccati. Bene che alla fine i muri non mi serve neanche costruirli. Questo è vero. Abbiamo finito. L'attacco è terminato. Ma resta ancora qualche piglin. Ah, eccoli. Ce l'hai fatta! Villaggio salvato! Sapevamo che ce l'avresti fatta! Gli abitanti sono entusiasti che tu abbia difeso la loro fontana. Come ringraziamento speciale, hanno collocato qualche risorsa aggiuntiva nella cassa. Stai andando bene, ma i piglin non si arrendono facilmente. Anche in questo momento stanno preparando un attacco contro un altro dei nostri villaggi. Ma questa volta siamo avvantaggiati. Se tu riuscissi a eliminare gli avamposti dei piglin attorno al villaggio, potremmo respingere questa invasione.
Ok, andiamo allora. Ma se sono... Cioè, io potevo portarmi dietro 20 pette, me ne sto portando dietro 12, sto vincendo facilmente. Se ne facevo 20, cosa succedeva? Rimanevo immobile. Devi provare, bro. Io non voglio neanche aprire YouTube per guardare altri video di Minecraft Legend. Io già immagino... Oddio, ragazzi, guardate i Peverin! Attacchiamoli, sì, grandissimi, sì, li abbiamo sconfitti, sì, grandissimo, sono Eren Blaze. Io sono Lion. Oh! Sì, è un po'... Eren Blaze? Sì, sto registrando e sto pubblicando il mio video su YouTube insultando altri YouTuber. Sì. Siamo i miei contro tre, oggi giocheremo a Minecraft Dungeon. Guarda che bello, la bicicletta, sì! Non riesco. Contro tre. Sì, sono tre avamposti. Uno, due, tre. Sono tre avamposti, me contro tre. Non era un errore... Cioè, l'ho fatto volutamente, ho detto me contro tre. Tutti dicono così. Benvenuti a Walking Simulator. Oggi attraversiamo una palude. Non lascia stare che Walking Simulator tu non lo sai, vedi se davvero. Lo so. Benvenuti nelle Badlands. Le Badlands sono famose per essere delle foreste molto particolari. Dove non c'è un cazzo? C'è, ah, c'è il cazzo. Quello di Skyrim style. Ah, non c'è danno da caduta, ok. I miei pet, okay. Sbloccata per 2 minuti sulla spinta del grano e velocità nello stesso amante del grano. Ho fatto un achievement, non so se è apparso a schermo. No. Orco can... Adesso sarà tutto più difficile. Quell'attacco al villaggio potrebbe venire sferrato da un momento all'altro. Devi occuparti dei nuovi avamposti dei Piglin. Errato. Ma che sterrato se quando arrivo io... Abbiamo evidentemente sottovalutato la loro capacità di corruzione. Ricordi le rampe che hai costruito con noi al pozzo? Se mai i miei petti si buttano dentro da soli. Chiedi agli alleati di costruirti un ponte per attraversare... Se metto qua i miei petti si buttano nella lava da soli. Sì. Complimenti, gioco. Sei programmato veramente bene. Sai che devo costruire un ponte, no? Che cazzo è stato? Vai lì, Andrea. Vai lì. Devo fare il ponte. Fallo da lì il ponte, no? E tu andavi da quella parte, lo facevi dritto per dritto. Non mi interessa. Va bene così. Bene, benvenuti a Collisioni. È tutto così noioso. Oh, che bello premere tasto sinistro. Sto divertendo a premere tasto sinistro e non vedere una barra della vita, quindi non so tra quanto accadrà. Ah, posso tenere premuto, grazie gioco. Ma in questo normale è più divertente, guarda. Lo guardi? Hai superato il muro. Non c'è nulla fra te e quelle caselle. Tranne qualche piglin. Tutto quello hanno programmato per i bambini. Palesemente.
Cioè ormai è troppo palese. Però ti gioco io? Benissimo, dopo che ho giocato a Elden Ring. Comunque, questa roba che non hai la vita delle strutture mi dà un fastidio allucinante. Dipende. Cioè, non si vede, non si capisce neanche graficamente quanto ancora ci vorrà. Ok, sì, magari graficamente. Ma non vede che i cobblestone piano piano si crepano? Sì, ok, vabbè, però. Sì, ok, però. Troppo vago. Cioè io mi sto buttando in mezzo allora e non subisco danni. No, è perso tutto fuori. Wow. Poi su tutorial a destra, per quanto dovrà ancora durarmi. La rampa l'ho costruita tipo. La rampa, ricostruisce una rampa per portare le creature oltre la lava. L'ho fatto tipo un'ora fa. Fatto. Questo avamposto è stato distrutto, ma ci sono altri piglin là fuori. Non c'è tempo da perdere. Filmato? In realtà sì, perché è stato facilissimo. Lui, lui è il vero eroe del gioco. Interessante. La guerra sta svegliando il mondo. Dove porterà tutto questo? In realtà i creeper ci sono sempre stati. Comunque. Perché c'è un lama che sta andando a fuoco? Ma ti tengo a dire una cosa, Andre. Vai. Ma... questo gioco ha visto che il walkthrough... Walkthrough... dura 7 ore. Ok. Secondo me tu lo finisci in 4 ore. Perché dici? È tutto così semplice, magari quello è come... boh... Sami? Guardate i pigli, nonna, adesso che cosa devo fare? Sami sta scherzando ovviamente, ti voglio bene. Perché due di pietra, bro? No, ha fatto due di pietra per sbaglio. No. Ma non potevi... Vabbè, mi farò domande, vabbè. Guarda. Va bene così, dai. Amen. Mi raccomando, Pet, passate in mezzo alle cose fatte di male. Voto a caldo. Da 1 a 10. Ma devo dover rispondere. Detesto ammirare le loro Zero. Capacità costruttive. Ma quelle torri in verga di Blaze sono piuttosto pericolose. E la loro gittata è impressionante. Gli alleati ti aiuteranno ad arrivare lassù usando una rampa. Tutto ciò che devi fare è suonare la melodia giusta. Ma scusa, ma non puoi saltare? Facciamola bella. Ma potevi arrivarci solo anche se saltavi. Lo so, facciamo finta che questo gioco sia interessante. Ma tu sei rompendo la torre, loro ti attaccano e non ti fanno danno. Che hai tutto rotto fuori? Ok, forse un po'... forse... sì, ma dove sono? Vabbè. Stanno lì a combattendo. Ma allora, me ne segna 20, dove, non, questi non sono 20 a casa mia. Ne vedo 9. Sono morti. No, guarda in basso a destra. Guarda in basso è a destra. Vero. 17, perché non 9 qua? Dove sono gli altri? Stavano là. Tu non li hai richiamati, bro, eh? Ora sono arrivati, ricontali. Sempre 9 sono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah. Dove sarebbero gli altri, scusa, titolo informativo?
Mi sa che stanno combattendo. Boh. No, non stanno combattendo. Guarda laggiù, non c'è nessuno che combatte. Vabbè, sono morti e sto bagaglio. Adesso no. Metti che non l'ho richiamato, probabilmente non l'ho fatto. Come faccio a vedere sulla mappa dove li ho evocati? In quel momento sarebbe un problema tuo, però. Onestamente ti rispondo questo, mi piace proprio sincero. E se lo dico perché... Beh, potevi dirmi qualsiasi cosa, ma questa è la cosa più stupida. Adesso non ti ricordi, cazzi tuoi. Capito, cazzi tua. Però adesso non posso evocare oltre il limite. No, magari stanno là. Senti, basta. Bro, sto morendo. Ciao. Torre in verga di Iron Blade. Ma qua si sono teleportati? No, li ho richiamati. Sì, ma gli altri però non arrivano, gli altri. Perché non li hai richiamati lì prima? Ma perché sempre quelli in pietra? Sì, non li ho richiamati prima. Andrea, vai davanti allo spawner. Richiamo. Grazie. Oh. Grazie. Mi concedi un... Sei scemo? Sì, assolutamente sì. Vabbè, non ho... Penso che stai notando che la mia attenzione nel gioco sta abbassandosi più tempo passa. Vabbè, adesso sta diventando leggermente un po' più impegnativo. Adesso che ne ho 20, quanto durerà questa torre? 3, 2, 1, 3. Perché gli altri non stanno attaccando? Guarda, sono quelli immobili. Sto prendendo sto premendo il tasto di attaccare, guarda. Sono qua in... Ok. Due. Adesso premi Q. Ok. Molto bene. Resta ancora un avamposto però. Andiamo all'ultimo, dai. E mi sa che è finito la trama. Facciamo l'ultimo avamposto come giusto che sia. Io lo scaricherei solamente per fare uno contro uno verso di te. Quello sì. Infatti penso lo scaricherò magari in multiplayer, è più divertente. Non è vero, vero, lo sai, vero? No, penso che basta sarà tipo una partita che è carino che disinstallo. Vabbè. No, facciamo, allora, prima di finire questo primo try, dare un voto finale, facciamo l'ultimo avamposto. E magari dopo lo finiamo insieme. In cosa mi sono incastrato? E magari dopo lo finiamo insieme. Propagatori di Nether. L'inquinamento che creano. Di cosa? Rende l'aria respirabile per i Piglin. No, ho detto Nether. Si dice Nether. E cioè io nella mia infanzia giocavo a Age of Empires, Age of Mythology,
Stronghold Crusader. Vedere questo ti spezza proprio il cuore. E siamo arrivati a questo come strategici. A Civilization, per citare uno che le conosce anche tu. A Command and Conquer, Company of Heroes. Siamo arrivati a questo. Company of Heroes, se non sbaglio l'ho giocato. Civilization non l'ho visto, non ce l'ho giocato. Ho giocato a... No, Civilization. Però c'è sul Game Pass comunque. Che è similissimo a Civilization, ma non Civilization è... Non giochi, non sono più come una volta. Posso dire una cosa? Ma sono io oppure sono i nuovi giochi che ti stancano subito? Sì, no, i nuovi giochi sono veramente, veramente, sembrano fatti perché il player deve vincere. Non esiste il perdere la partita perché non sei abbastanza bravo, no? Ti deve regalare la partita. A meno che io Guys Watch ho trovato un nemico casuale e mi ha ucciso. Ho scritto livella con Lucario, stupido. Ok, adesso? Oh, via, abbiamo finito il gioco. Distruggere quei diffusori di Nether aiuterà a ripulire l'aria. Greta Thunberg. Andrea. Che c'è? Oh, il nostro curioso Creeper è tornato e ha portato un amico. Lui, ripeto, è Creeper l'eroe della storia. Lo scopriremo molto presto. Antagonista più forte della storia? Ok, adesso? Sconfiggendo tutti quegli avamposti, hai raccolto un bel po' di prismarino. Portamelo al Pozzo del Destino e ti mostrerò come costruire qualcosa che ti sarà molto utile. La tua energia è collegata alle acque che sgorgano dal Pozzo del Destino. Puoi viaggiare qui rapidamente ogni volta che lo desideri. L'ho fatto ancora prima che me lo dicessi. Già immaginavo ci fosse un teleport. Sapere? Che stai facendo là fuori? Sto lavorando a un piccolo aiuto aggiuntivo per l'eroe. Conigli? Ma... Ma... Aguamenti. Che ne pensi? Ah! Sono in condizioni perfette. Perché l'ha detto in quel modo? Sono in condizioni perfette! Ok, ok, vai, ora usciti ai tuoi nuovi. L'ha detto con un senso di... Anche tu, piccolino, vai avanti. E ora? E adesso? Golem di Muschio e Golem di Mola sono entusiasti di unirsi a te, ma avrai bisogno di una risorsa speciale per crearle. Ho scritto la melodia per te. Dovrai solo costruire il giusto miglioramento. Cos'è? Molto bene. Tutte le meravigliose melodie che impari saranno conservate qui. Ora vai avanti e gira le pagine. Ottimo. Ora scegli la struttura per migliorare il tuo liuto e poter suonare la melodia del ferro. Gli alleati la costruiranno per te. Benissimo. Ora costruisci il tuo miglioramento per il ferro. Vuoi sapere cosa c'è scritto? Cosa? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. È una melodia. Non puoi farlo qua. Vattene via. Te non puoi farlo là sulla piano, sulla... Non lo puoi fare. Sì, qua devo farlo. Ok. Con ogni nuova melodia il tuo rapporto con gli alleati migliora. Questa melodia gli aiuterà a estrarre del ferro per le tue esigenze di costruzione. E il abbiamo capito. Ora sarà in grado di raccogliere il ferro nel mondo e generare questi nuovi amici ogni volta che ne avrai bisogno. Ora che hai accesso al ferro, puoi usarlo per costruire ogni tipo di nuova struttura. Aspetta. Genera. I Piglin stanno tramando qualcosa, lo so. I Piglin hanno messo gli occhi sull'ultimo villaggio che hai salvato. Gli abitanti avranno di nuovo bisogno di te. Puoi aprire un attimo la mappa? Allora, io ho una domanda da pormi. Anch'io. In questo momento. Allora, questa è la mappa del gioco, finché siamo d'accordo.
Fammi capire, la campagna single player sarebbe il salvavillaggio, oh wow, potenziamento, oh no, altri piglin, salvavillaggio, oh guarda, hai scoperto questo, oh è nuovi pet, oh no, altro attacco, salvavillaggio, oh guarda, un altro power up, salvavillaggio. No, ma a me è un'altra campagna, cioè per me è un'altra domanda. Dai. Ma perché tutti arrivano un po' se sono dalla parte sotto, quei due, della parte sopra, quei due sotto? Non sono stati mai cagati. Sì, ma se noti, io ipoteticamente mi sono già fatto il 25% di mappa, Se noti. Beh. Se vado di qua adesso, questo qua faccio il 50% della mappa. Vero. Allora, commento a caldo. Vai. Sotto che valore dovrei giudicarlo? Allora, ti do tre valori. Gameplay complessivo. Divertimento. E rigiocabilità. Vai. Allora, partiamo dal gameplay complessivo, ok? Allora, quindi cosa ne pensi del gameplay in sé? Allora, l'idea di base era carina. Era funzionante, comunque una cosa così strategico per avvicinare i giocatori al mondo di strategici, ma di strategico c'è ben poco, perché mi aspettavo di costruirci risorse e creare unità in maniera un po' più interattiva, diciamo, non così, ed è troppo semplificato, secondo me, veramente è pensato proprio per un pubblico giovane, il fatto che non può scegliere la difficoltà gli fa perdere tanti punti, perché se io alla mia età voglio giocarmi questo gioco, ma voglio una sfida, mi fai scegliere la difficoltà. Divertimento 4. Ma aspetta, quindi la gameplay complessivo voto? E 6 e mezzo. L'idea c'è, ma è pensata proprio per un pubblico giovanile. Divertimento 4 o rigiocabilità? Aspetta, divertimento 4, perché sto fattore qua del... Il tuo personaggio rimarrà sempre uguale, cioè hai nuove unità, nuove risorse, ma il tuo personaggio dall'inizio della partita, fino alla partita, partirai dietro con quei 10 cuori, spada alla mano. Forse no, magari aumentano i cuori in qualche modo, però... Mi sto buttando in mezzo alla ressa, letteralmente. Voglio sapere i miei voti da quel che ho visto. Aspetta un secondo. E inoltre i pet si buttano da soli dove cavolo vogliono. Se tipo ci vicino alla lava perché devono seguirmi, mi si buttano dentro e muoiono. Perché? C'è un po' di intelligenza artificiale del cavolo. Lì c'è la lava, il protagonista non è sulla lava, io non mi butto nella lava. Mi metto in una posizione della mappa che non farmi danno da solo. Se no... Che senso c'ha? Dico i miei voti da quel che ho visto? Gameplay complessivo, togliendo la facilità dei mostri, è un bel 9, perché mi piace un sacco il gameplay in sé per sé, però l'unica pecca è che magari io avrei aspettato, non lo so, scegli la tua classe. Anche se sarebbe stato carino. Sarebbe stato carino. Quanti mostri e la loro facilità, torniamo a 7, anzi 6. È davvero facilissimo, divertente. 2 punti, premere tasto sinistro, ogni 2x3. Rigiocabilità, vado a giocare a trovo, bello mio. O Roblox, sì, effettivamente sì. No, Roblox no, trovo sì. Giochiamo a trovo. Non parliamo di altri giochi in questo momento. Perché? Stiamo parlando dei voti. E divertente 3. Rigiocabilità 0. No, un altro punto di sfavore, proprio come programmazione. Ok, fermiamoci un attimo e guardiamo l'ambientazione, no? È carino. È carina, è fatta bene. Ma se tu mi dai l'obiettivo arriva lì, a meno che non sono un bimbo / youtuber, io faccio questo. Io tiro dritto in corsa e via, non me ne frega niente dell'ambientazione. Io faccio così. Anch'io lo faccio. Poi di solito penso, sono io che tiro dritto, mi lascio tutto in un monocode, oppure è il gioco che è impossibile da godersi. Comunque ragazzi, in conclusione,
Se vi piace Minecraft, volete provare qualcosa di vagamente strategico, è consigliato. Ma se siete, giocatori di vecchia data e volete una sfida, andate su Civilization, andate su Age of Empires, andate su Company of Heroes. Perché qui mai di sfida, questo. Ma qua di sfida non ne trovate. Quindi questa è la video, la chiusura della recensione. Lasciate un like, commentino a questo video, iscrivetevi se vi va. Se volete fate anche la campanellina. Se non vi va di fare la campanellina c'è anche il triangolo, ding. E cosa? Niente, era una battuta sarcastica. Non per ridere. E quindi, se e venite a trovarci anche in live sul canale Mr. Tino Gasso Galaco, che ogni tanto, se ci saranno ancora video, perché le live ultimamente stanno smettendo, ci trovate lì. Ciao.